ragazzi, allora oggi in realtà volevo farvi il video sulla mia collezione completa di Gucci, che comunque fatemi sapere se lo volete, ok, nei commenti, ma alla fine quando ero pronta per filmare non so perché mi sono detta no, mettiamoci davanti alla videocamera, alla videocamera per chiacchierare un pochino e sentirci tutti più vicini, perché secondo me ne abbiamo veramente bisogno. Volevo fare una diretta, ma penso che un video di questo genere arrivi molto di più, non che io abbia un messaggio particolarmente importante da diffondere assolutamente, ma è semplicemente che voglio sentirvi vicini in questo periodo più che mai e voglio che sappiate che vi sono vicina anch'io, anche se ovviamente sono chiusa in casa. Voglio anche approfittare in questo video per rispondere ad alcune delle vostre domande riguardo il mio trasferimento in Olanda, perché non appena vi ho comunicato questa mia decisione, che mi rendo conto è veramente una decisione importante, gigantesca, e ho ricevuto un sacco di domande e un sacco di curiosità di gente che vuole sapere come fare per trasferirsi, ma soprattutto appunto come funziona in questo periodo. Ragazzi, in questo periodo io sto organizzando le mie cose, nel senso che un trasloco dall'altra parte dell'Europa non è una cosa veloce, semplice e imminente, quindi nel frattempo sto organizzando tutta la casa, nel senso che sto buttando tutta la roba, cioè buttando, sto svuotando quello che non mi serve, così come ho fatto con l'armadio nel video che avete visto ieri, l'altro ieri, adesso mi viene il dubbio, mi sa che era ieri, sto perdendo un po' la cognizione del tempo e dell'ora e di tutto praticamente, e quindi sì, io al momento sto piano piano organizzando tutto quanto in modo che quando sarò pronta per trasferirmi appunto non avrò cose che non mi servono da portare con me, quindi sono molto contenta del decluttering armadio gigantesco che abbiamo fatto assieme, sono molto soddisfatta e sono anche sempre molto contenta quando do qualcosa in beneficenza in realtà, ma sono anche contenta di non avere di avere meno scatoloni da portare naturalmente in Olanda, anche se il trasloco non lo farò io ma mi affiderò ad una ditta specializzata, ma sono contenta piano piano di organizzare la casa. Continuerò con il decluttering a breve anche nella mia makeup collection e vi farò vedere naturalmente tutto, filmerò un video e poi piano piano controllerò anche le cosine in casa, se ci sono cose che posso regalare o che devo buttare perché magari sono rotte e non funzionano. Qui c'è Gatto Denver, adesso lo vedrete. No, si è messo sul tappeto e non si fa vedere. Quindi per il momento sto facendo un bel decluttering della casa, dopodiché mi arriveranno gli scatoloni e anche lì ci vorrà un bel po' di tempo, ragazzi. L'ultimo trasloco che ho fatto ne avevo 150 e penso che adesso saranno anche di più, quindi potete immaginare quanto tempo ci vorrà per me da sola per scatolare tutto, quindi le tempistiche al di là di tutto non sono immediate per un trasloco di questa portata e oltretutto sto sentendo appunto le case, volevo darvi un po' un aggiornamento su questo, sono in contatto con entrambe le case in Olanda. Una delle due, cioè quella non ammobiliata, andrà a vederla De Melza la prossima settimana e ovviamente saremo in videochiamata e potrò rendermi conto un pochino di come è fatta. Ho richiesto appunto la mappatura, si dice la mappatura, cioè il come si chiamano? Per vedere quanto sono grandi le stanze eccetera, cioè le mappette con le misure della casa, in modo tale da farmi un'idea appunto, perché dalle foto non riesco bene a capire la grandezza delle stanze e nonostante io non porti con me appunto i mobili, voglio comunque capire che cosa riesco a metterci e che cosa non riesco a metterci in determinate stanze, capire insomma quanto è grande, perché appunto le foto che fanno le agenzie di solito sono sempre ben studiate per far apparire tutto più grande quindi anche questo da vedere. L'altra casa invece ha sospeso momentaneamente le visite, quindi aspettiamo che si possano appunto organizzare nuovamente e dopodiché andremo, se avrò la possibilità io, non so quando, oppure De Melza andrà a vederla per me. Per il momento voglio semplicemente sincerarmi che sia stata io la prima a contattare appunto queste case, perché le ho contattate non appena gli annunci sono stati messi online, quindi incrociamo le dita. In ogni caso spero di appunto riuscire a bloccare anche a distanza una delle due case per poi averla pronta non appena sarò pronta per trasferirmi.
ho parlato con diverse ditte di traslochi slovene e questo ve l'avevo detto, e appunto già la prossima settimana dovrebbero riuscire a spedirmi tutti gli scatoloni, che appunto sono 150 e c'è molto molto lavoro e ci vorrà molto molto tempo perché io riesca ad inscatolare tutto quanto. Per questo vi dicevo, spero metà fine aprile di riuscire a trasferirmi. Io sono una persona molto positiva, entro metà aprile dovrei riuscire ad inscatolare tutto e poi naturalmente si vedrà com'è, se bisogna aspettare, naturalmente aspetterò, che è una cosa che probabilmente la gente non capisce, ma molti mi hanno scritto: non ti rendi conto che non puoi andartene? No ragazzi, è ovvio. Nel frattempo c'è talmente tanto lavoro da fare per un trasferimento di questa portata che in ogni caso non sarebbe stata una cosa immediata, quindi io devo portarmi avanti, preparare tutto quanto, organizzare tutto quanto. Tra l'altro dovrò anche portare Denver a fare il microchip ed il passaporto prima, perché Odrigia ce l'ha ma Denver no, quindi c'è comunque tutta una serie di cose che bisogna fare per un trasloco di questo genere. Non è che decido domani vado, chiamo la ditta ai traslochi, vengono in scatola tutto in due giorni, no. Un trasloco dall'altra parte d'Europa non è esattamente così. Per questo mi vedete appunto già organizzare tutto, perché ci vuole un po' di tempo, e dopodiché vedrò se appunto metà, fine aprile ci sarà già l'opzione di spostarsi oppure no. Quindi per tutti quelli che mi chiedono ma quando è previsto il trasloco, ragazzi, non ho ancora naturalmente una data certa, bisogna vedere come si evolve la situazione, ma io appunto spero, perché sono una persona molto positiva che cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, e spero appunto che già metà fine aprile di poter organizzare il tutto. Speriamo ragazzi, incrociamo le dita. Poi tantissimi mi chiedete se farò i video durante il trasloco, se vi farò vedere la casa non appena arriverò, prima di arredarla eccetera eccetera, quindi voi mandatemi le richieste che volete, sicuramente vi farò il video riguardo, cioè vi farò i video durante tutto il procedimento di trasloco eccetera eccetera, e vi faccio vedere se vi farà piacere appunto la casa prima e dopo, cioè non appena entrerò, e poi ve la farò naturalmente vedere in un bel home tour quando sarà tutto sistemato, quindi questo sicuramente. Ma se volete sapere altre cose riguardo il trasferimento in un altro paese europeo, non lo so, se volete qualche altro video scrivetemi tutto nei commenti, mi raccomando, lo sapete che li leggo sempre tutti e traggo sempre spunto per nuovi video dalle vostre richieste, dai vostri consigli. Ho ricevuto anche molte domande su come farò a portare le cose di valore e di gatti in Olanda, perché mi avete detto in molti, probabilmente non ti fiderai dopo quello che ti è successo in passato, non ti fiderai della ditta per le cose di valore, quindi come fai? Avete assolutamente ragione, e non voglio nemmeno che Denver e Audrey vadano nella stiva di un aereo, perché se forse Audrey sopravvive, perché è una gatta bella forte, cioè e Denver penso che muoia di infarto non appena si ritrova da solo con altri animali, no, non credo ce la possa fare, non ho nessuna intenzione di imbarcare Denver e Audrey su un aereo da soli, quindi quello che farò, e che è la stessa cosa che ho fatto in realtà quando sono andata a vivere in Olanda nel 2011, e la stessa cosa che ho fatto poi quando sono ritornata in Italia nel 2015, e adesso rifarò nel 2020 quando torno su, e sarà praticamente andrò io con una macchina, più probabilmente con un furgoncino, fino in Olanda con i gatti e con tutte le mie cose di valore. Quindi questo è quello che farò, non affiderò assolutamente alla ditta niente di valore, e ovviamente nemmeno i gatti, quindi voglio stare io con loro ed andare appunto con tutte le mie cosine di valore. Adesso vedo se ci sarà qualcuno che verrà con me oppure no, ma questa è la cosa con cui, cioè questo è quello che ho fatto anche in passato ed è la cosa secondo me più sicura, perché posso stare appunto vicino a tutte le cose di valore, e ovviamente ai gatti che non voglio. Non lo so, se voi avete avuto, io non ho mai imbarcato, ok, i miei gatti su un volo, quindi non lo so, magari li trattano benissimo e non è un trauma per loro, non lo so, se voi l'avete mai fatto fatemi sapere, perché sono molto curiosa di questa cosa. Io però non so perché, ma non mi fido tantissimo di lasciarli, specialmente perché Denver è un gatto talmente sensibile che probabilmente soffrirebbe molto molto questa cosa, anche se il volo è solo di un'ora e mezza, non so perché, non me la sento, ma anche Audrey non se la passerebbe bene, però lei so che è una gatta molto forte, e Denver invece è un pochino più problematico per quanto riguarda anche la sua salute, quindi non vorrei imbarcarli, e non andrò in aereo su, ma appunto
su strada, che è una cosa che consiglio in realtà se andate a vivere in un paese del nord di fare soltanto in primavera e estate, perché se andate autunno-inverno rischiate di beccarvi neve, ghiaccio eccetera, quindi quello non lo consiglierei, però in questo periodo appunto per me la soluzione ideale è questa. Poi mi avete chiesto riguardo al viaggio, quel famoso viaggio che vi dicevo che dovevo fare, che sarebbe stato un po' il... la realizzazione di un sogno per me, perché è una cosa a cui tengo moltissimo, è un viaggio che voglio fare da sempre praticamente, e naturalmente l'abbiamo rimandato a probabilmente novembre/dicembre, abbiamo parlato proprio in questi giorni, quindi ci vorrà ancora un pochino, dovrò aspettare ancora un po', ma sono super felice. Forse quando le cose non puoi farle subito ma devi aspettare un pochino per qualcosa che non vedi l'ora di fare, comunque poi magari te lo godi di più. Ecco, questo volevo dire, è già l'attesa comunque sapere di fare questo viaggio, sapere di trasferirmi in Olanda mi rende felice, quindi non indipendentemente da quando sarà, ma io sono stra felice, e nel frattempo appunto sto preparando un sacco di roba, ragazzi, perché voi non avete idea di quanta roba ho io, cioè devono venire in due camion qua e poi mettono tutto su un tir gigantesco e portano tutto su in Olanda. Tra l'altro appunto l'azienda deve fare un trasloco in Belgio, quindi per me, in Belgio, quindi per me è perfetto, perché poi pagherò soltanto la tratta dal Belgio all'Olanda e il resto lo dividiamo, perché appunto ci sono questi traslochi combinati, che è una figata, e sono sicura che quando finalmente mi trasferirò sarò ancora più felice, perché apprezzerò ancora di più il fatto di essere riuscita a trasferirmi lì. E forse è, vabbè, che ve l'ho detto, e anche molto soddisfazione personale già per aver preso questa scelta, ragazzi, perché non è stato semplice prendere questa scelta e fare la scelta di ritornare in Olanda. Non è stata una cosa che ho deciso così in due giorni, ma come sapete in questi 5 anni, perché io sono stata lì per 5 anni, poi sono tornata qui 5 anni e adesso ritorno lì, in questi anni che io ho passato qui comunque l'Olanda mi è sempre un po' mancata, la vita che avevo su mi è sempre un po' mancata, ma in questo periodo ho davvero capito che avrei voluto ritornare ad abitare lì, e quindi già il fatto di aver fatto questa scelta è stata una scelta molto ponderata e molto... non voglio dire difficile, ma comunque una scelta che non ho preso così alla leggera, quindi già questo mi rende felice, appunto il fatto di aver preso da sola una scelta per me stessa, il fatto di essere 100% indipendente e di poter decidere cosa fare e di andare a vivere in un paese che io ho appunto amato per molti anni quando sono stata su, e quindi già questo mi rende felice, appunto il fatto di sapere di essere, di poterlo fare e di poter contare soltanto sulle mie forze, sulle mie spalle per tutto questo, e quindi questo mi dà una forza veramente veramente grande ogni giorno, perché mi sento molto molto fortunata per appunto essere indipendente, poter fare il lavoro dei miei sogni da casa, quindi in qualsiasi parte del mondo, e avere appunto l'indipendenza, e non parlo solo di quella economica, ma anche mentale, ok? Per poter fare un passo del genere da sola senza aver paura, perché ho peli di Denver, ragazzi, scusatemi, in tutti i miei video ci sono peli di Denver che volano, ma è un po' sempre stata una mia pecca quella di magari avere paura a fare le cose da sola, e ci ho lavorato molto negli anni, questo sicuramente ci ho lavorato molto, ma è stata sempre un po' un mio timore quello di prendere decisioni grandi da sola, di fare passi così grandi da sola, e per la prima volta davvero, come già vi avevo detto, farò una cosa per me stessa, senza avere nessun altro al mio fianco, senza fare le cose per gli altri, ma per la prima volta lo farò solo per me stessa, e questo mi rende molto orgogliosa, anche se magari può sembrare una cavolata, ok, dite, ma ancora non ti sei mossa di casa, però ragazzi fidatevi che una scelta del genere e sapere di volerlo fare, di poterlo fare e di contare solo sulle mie spalle, ma comunque sentirmi forte e felice di farlo è già un passo molto molto grande per me, quindi appoggiatemi, statemi vicino in questo, perché sono sempre stata una persona molto attaccata alla persona che avevo al mio fianco e non riuscivo bene a
a pensare magari al mio bene, e in questo momento lo sto facendo per la prima volta, ragazzi, e non è una cosa scontata se mi conoscete, quindi sono, è per questo che tutti mi appoggiano, i miei amici, la mia famiglia, nonostante sappiano che andrò lontano, mi vogliono bene e quindi sanno che se ho preso questa decisione è perché sono felice ed è arrivato per me il momento appunto di pensare un po' a me. Ma come dico a tutti e lo dico anche a voi, anche quando abitavo in Olanda, se mi seguite dall'epoca lo sapete, tornavo sempre molto spesso in Italia per motivi di lavoro, quindi mi vedrete comunque molto spesso in Italia, ragazzi, a Milano, e poi verrò sempre a trovare la mia famiglia ed i miei amici qui a Trieste, che è comunque una città che amo e da cui non posso stare lontana per troppo tempo in ogni caso. Spero di aver risposto un po' a tutte le domande sul trasferimento, non vedo l'ora di potermi trasferire, di portarvi con me, ragazzi. Torneranno i vlog della bicicletta, torneranno i vlog sui canali, tornerà, vabbè, ovviamente ci sarà l'home tour e tutto quanto, vi farò vedere tutto quanto, eccetera eccetera, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora, ma nel frattempo, come vi dicevo, c'è tanta 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 roba da fare, tanta tanta roba da preparare, tante tante cose da sistemare, quindi è meglio che io appunto cominci, visto che sono a casa, tanto vale che organizzi il tutto, perché è una cosa gigantesca che non so se riuscite ad immaginare veramente quanto possa essere complicato e lungo il percorso per traslocare all'estero, un trasloco di questa portata. E tra l'altro dovrò aspettare che l'azienda di traslochi che va in Belgio mi dia la data in cui loro andranno in Belgio, quindi devo per forza adattarmi alle esigenze loro, appunto, se voglio un trasloco combinato per risparmiare, e altrimenti ovviamente si possono fare i traslochi privati, ma naturalmente il prezzo è molto più alto. Io sono molto contenta che loro abbiano già in programma questo trasloco in Belgio, perché veramente, essendo molto vicino all'Olanda, per me è perfetto, ragazzi, perfetto. Poi mi avete chiesto anche di fare un video su spiritualità, legge di attrazione, eccetera, quindi ragazzi, se volete un video del genere, scrivetemi gli argomenti che volete che tocchi in quel video e lo farò, o se avete domande, qualsiasi cosa, pensieri, volete che io ne parli in un video sulla legge dell'attrazione, in un nuovo video su questo tema, scrivetemelo nei commenti. Per adesso volevo più che altro ragionare con voi, perché ho visto che quando ne ho parlato di queste cose sulle storie vi è piaciuto molto e mi avete ascoltato con piacere. Volevo più che altro dire qualche pensiero che mi balena in testa, non so se si dice mi balena in testa, spero di sì. Naturalmente, come tutti, ho alti e bassi, nel senso che, come potete immaginare, la situazione è difficile per tutti. E un pensiero che ho molto di frequente in questi giorni è che per la prima volta, e ovviamente io parlo da, cioè così, mi stanno venendo in mente delle cose ve le dico, e stavo pensando in questi giorni, ci penso spesso, che forse per la prima volta siamo tutti uniti, non solo in Italia mi sta piacendo moltissimo il fatto che appunto ci sia questa solidarietà, questo essere vicini anche se lontani, questo messaggio di positività, perché andrà tutto bene ed è così che sarà, ragazzi, lo sappiamo, bisogna solo avere un po' di pazienza, quindi tenete duro, anche per me non è facilissimo essere chiusa in casa con i gatti da sola, ma ho tantissimi amici, faccio videochiamate, ragazzi, sto praticamente a parlare con gli amici e con i miei genitori tutto il giorno, quindi non ho veramente, tra il lavoro, che per me non è cambiato molto, perché comunque YouTube, lo sapete, è il mio lavoro e questo continua ad andare avanti da casa, ma appunto sto chiacchierando con tutti i miei amici, videochiamate, quindi sono molto molto contenta e fortunata, quindi cercate di passare il tempo così, sto anche pulendo tutta la casa, perché ovviamente approfittando dei vari decluttering eccetera, sto pulendo tantissimo. Non cucinerò naturalmente, ma insomma ci saranno altre cose, in realtà non ho più niente, devo assolutamente fare la spesa, ma mi stavo ricollegando appunto al discorso che siamo molto uniti in Italia, questo mi fa molto piacere, che finalmente non ci sono quelle stupide differenze tra nord e sud e noi e voi, dobbiamo essere tutti uniti, ma non solo in questo momento, ragazzi, sempre, e non bisogna ricordarsi che siamo tutti uguali solo nei momenti di difficoltà, dobbiamo ricordarcelo anche quando le cose vanno tutte, cioè vanno bene, altrimenti pensiamo solo a noi stessi, perché ci preoccupiamo solo quando siamo in difficoltà, non va bene. Ma mi piace, ma sono anche, come dire, mi fa piacere vedere che comunque tutto il mondo si sta unendo contro questo nemico invisibile, perché è un nemico invisibile che ci sta
spaventando tutti, che sta cambiando a tutti le vite in questo momento, ma è una cosa che stiamo combattendo tutti assieme e forse dovremmo, non voglio dire questa è una cosa positiva, perché non è, cioè, non è una situazione positiva, ma sono contenta che sono contenta che siamo tutti uniti in questo e forse per la prima volta ci rendiamo conto che indipendentemente dal se abbiamo la pelle blu, gialla, verde, rossa, nera o se abbiamo gli occhi a mandorla grandi o no, chi se ne frega, non cambia il fatto che siamo tutti uguali su questa terra, siamo tutti umani, tutti abbiamo paura di questo nemico invisibile e siamo tutti, tutti nella stessa barca, proviamo tutti le stesse sensazioni, tutti le stesse emozioni e forse questo finalmente potrà aiutare tutti i popoli del mondo ad essere più uniti, ad essere più vicini. Già internet lo ha fatto e lo sta facendo, basta pensare anche al fatto che si può studiare adesso le lezioni tramite internet, possiamo parlare con le persone dall'altra parte del mondo in tempo reale, capire com'è la situazione da loro e provare empatia verso di loro, che è una cosa molto importante, l'empatia, ragazzi, riuscire a provare quello che provano gli altri, riuscire ad immedesimarsi negli altri a seconda delle emozioni che provano queste persone e proviamo un po' questa emozione anche noi, quindi anche questo fatto di empatia mondiale, di capirci, di avere tutti lo stesso obiettivo e tutti essere tutti veramente nella stessa posizione in questo momento, ragazzi, secondo me, e io lo spero che almeno una cosa si possa portare di positivo fuori da tutta questa situazione che di positivo, di cose positive non ne ha, ma spero solo che l'umanità impari che bisogna essere tutti uniti, cioè un unico, dovrebbero esserci gli Stati Uniti del mondo, ok? Dovremmo essere tutti, dobbiamo capire, perché lo siamo già, ma dobbiamo capire che siamo tutti uguali a questo mondo e vabbè, io mi emoziono come una cretina, non so neanche io perché. Ma perché questo, non lo so, mi dà speranza nell'umanità tutto ciò, vedere quando accendo, guardo Instagram e vedo le dirette di gente che fuori dal balcone sventola la bandiera tricolore, oppure tutti quelli che cantano fuori dai balconi o suonano, è bellissima questa cosa, ragazzi, stiamo finalmente riscoprendo un po' cosa significa essere tutti assieme. E forse adesso che abbiamo un problema più grande rispetto a quei nostri problemi quotidiani di prima, forse riusciremo anche ad apprezzare di più quando tutto tornerà alla normalità e non avremo più questo problema. Forse avete presente quello che vi dico di solito? Quando le cose vanno bene e ci lamentiamo, poi quando arriva una cosa molto più grande diciamo cavolo, stavo così bene una settimana fa che non dovevo pensare a questo problema, eppure non stavo bene, perché ero preoccupato anche una settimana fa. Vedete che cosa fa la nostra mente? Trova sempre un pretesto per lamentarsi e per trovare il negativo. Ma poi quando ti succede veramente una cosa negativa, quello che avevi una settimana fa ti sembra una sciocchezza. Ma credetemi, anche in questo momento potrebbe esserci una cosa, magari per la nostra vita, ok? Molto più grave, per cui staremmo ancora peggio, quindi cerchiamo di non lamentarci neanche in questa situazione e cerchiamo di non avere troppa paura, perché la paura abbassa le difese immunitarie, ho sentito anche un medico dirlo. Mi raccomando, cerchiamo di avere un senso di autoconservazione, di rispetto verso il prossimo, sano, ma non paura. Quindi che cosa significa spirito di autoconservazione? Che dobbiamo ovviamente stare in casa per proteggerci e lo spirito di amore verso il prossimo che ci dice anche resto in casa perché non voglio fare del male agli altri, specialmente se siamo giovani dobbiamo cercare di proteggere chi è immunodepresso, chi è più debole di noi e naturalmente le persone anziane, quindi è anche molto bello vedere che le persone restano in casa non solo per il proprio bene ma anche per il bene degli altri. Finalmente abbiamo accantonato tutte le stupidaggini che veramente di cui ci lamentavamo e abbiamo una cosa unica che ci unisce. Cerchiamo di prendere del positivo da questa situazione, magari non per il momento perché è troppo difficile farlo, ma magari a piccole goccioline ogni giorno. Cerchiamo di vedere qualcosa di positivo in tutto quello che succede, perché vi assicuro che c'è sempre, sempre, sempre qualcosa di positivo. E io penso che se l'universo ci ha mandato quello che ci ha mandato è perché qualcosa dobbiamo capire. Io così la penso. Se
succede qualcosa, un motivo c'è e evidentemente bisogna imparare, c'è una lezione da imparare. Non so quale sia, perché ovviamente non sono nessuno per dirlo, ma so che questa cosa sicuramente è dell'essere uniti di nuovo, e magari quando usciremo tutti da questa situazione finalmente non ci lamenteremo più per le sciocchezze, io lo spero, che questo possa renderci tutti più uniti, tutti più affettuosi, rispettosi e interessati verso gli altri, perché dobbiamo capire che siamo tutti parte di un'unica mente collettiva grande, ok? Siamo tutti parte dello stesso universo, siamo tutti collegati tra di noi da un filo invisibile, ragazzi, le energie che ci legano ci sono e siamo tutti collegati su questa terra, e forse io lo spero che questo ci aiuti magari a capire questo, ci aiuti ad essere più buoni verso il prossimo, ci aiuti a riscoprire tante cose che magari ci eravamo dimenticati, anche magari stare a casa con la propria famiglia o sentire gli amici o non pensare troppo a come ci vestiamo, eccetera. Io sono tipo in tuta, praticamente in felpa ogni giorno. Ma secondo me è forse questo quello su cui dobbiamo concentrarci, oltre al fatto di stare molto attenti, ragazzi, e seguire tutte le direttive che abbiamo e che io sto seguendo alla lettera, e vi prego, ragazzi, seguite anche voi se vogliamo uscire da questa situazione prima possibile, dobbiamo fare così. Ma spero veramente che questo aiuti la popolazione mondiale ad essere più vicina, ad essere un tutt'uno, e quando finalmente si tornerà alla normalità spero che apprezzeremo tutti quanti di più quello che abbiamo, anche solo il poter fare una passeggiata o andare a cena con gli amici, lo apprezzeremo tantissimo, e questa è sicuramente una cosa positiva che esce da una situazione negativa. Ma io sono così, io cerco il positivo e cerco la lezione da imparare in qualsiasi cosa, e qui secondo me di lezioni da imparare ne abbiamo tante. Quindi voglio dare tanta forza a tutti, ragazzi, con questo video. Ce la faremo, vedrete, credetemi, ragazzi, vi sono vicina anch'io, vi penso, leggo tutti i vostri messaggi. Ho letto messaggi che non mi hanno fatto piacere, di persone molto che non stanno bene in questo momento, e sto parlando psicologicamente, e so che è una situazione molto 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 dura, ma ragazzi, vi prego, teniamo duro, fidatevi di me, aspettiamo un attimino, cerchiamo di focalizzarci sulle cose positive, facciamo respiri profondi, apprezziamo quello che abbiamo, perché domani, quando potremo appunto tornare alla nostra libertà di sempre, sarà tutto ancora più bello, e nonostante i problemi, sappiate che gli stessi problemi li abbiamo tutti, quindi non sentitevi soli. Scrivetemi nei commenti, ragazzi, in questo video è molto importante, voglio che scriviate nei commenti come state, specialmente se non vi sentite bene, vi sentite giù, scrivetelo nei commenti, ci sono tantissime altre persone che vi risponderanno, che sono nella vostra stessa situazione e che parleranno con voi. Mi piace avere chiacchierate nei commenti, vedere che vi rispondete e vi aiutate l'un l'altro, è veramente bellissimo, perché se metto sempre tutti i cuoricini anche questi commenti, quando vi rispondete, vi aiutate tra di voi, mi piace tantissimo. Facciamolo, ragazzi, specialmente in questo periodo, non lasciate che questa paura, quest'ansia si impadronisca di voi, ok? Guardate la paura, guardate l'ansia e dite: ti ringrazio, ma non mi aiuti in questo momento, voglio semplicemente un auto rispetto per me stesso, rispetto per gli altri, ma senza paura, ok? Quindi informiamoci, stiamo attenti, ma non lasciamo che la paura si impadronisca di noi, o l'ansia ancora peggio, ragazzi, mi raccomando, ricordatevi che ci sentiamo in tanti, come ti senti tu in questo momento davanti alla videocamera, ci sentiamo in tantissimi così. Quindi questo è quanto, ci tengo molto comunque a farvi sapere che con i miei video spero di rallegrarvi le giornate, portarvi un po' di buon umore, di allegria, di spensieratezza, che ne abbiamo tanto tanto bisogno. Spero vi sia piaciuto questo video chiacchiericcio, so che ho parlato un po' di tutto e di niente, ma spero che vi sia piaciuto, e noi ci vediamo lunedì, mia family, buon weekend, vi mando un bacio grandissimo e un abbraccio che forte 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 forte, che ultimamente nei video mi piace sempre darvi. Bacio, ragazzi, a lunedì, ciao!